tratte in salvo. Oggi dalla città di Dele, in Sicilia, è stato lanciato un appello per trovare un donatore di midollo osseo per Mattia Lombardo, un ragazzo malato di leucemia. Il servizio è di Daniela Sansone. Mattia Lombardo ha 17 anni, vive a Delia, in Sicilia. Da 3 anni ha la leucemia mieloide cronica e sta disperatamente cercando un donatore di midollo spinale. Purtroppo adesso, fino adesso, non abbiamo trovato la compatibilità. Padre Carvello, in collegamento via internet da Delia, ha lanciato oggi un appello in Canada, dove risiedono circa 5.000 deliani. Non è facile trovare persone compatibili con il midollo, le maggiori possibilità sono all'interno della famiglia o della propria comunità. Siamo molto favorevoli a cercare di aiutare questo giovane ragazzo. L'iniziativa è stata presentata tra St. Clair e Dufferin, proprio nel cuore di Corso Italia, dove negli anni 50 sono arrivati migliaia di cittadini deliani. We can do this in all the other communities, the Calabrese communities, the Friulano communities, Abruzzese, everywhere we can go. This is a great turnout. A organizzare il collegamento George Marcello di Step by Step, che sa cosa significa aspettare un dono di vita avendo subito 2 trapianti di fegato. Donare è semplice, basta andare sul sito onematch.ca e richiedere il kit per essere registrati tramite il proprio DNA. È facilissimo, non avete paura, fatevi avanti. Mia figlia già mi ha detto che lo vorrebbe fare, al momento si trova una settimana fuori in New York. Ho detto: mamma, lo voglio fare il test. Mattia non è il solo ad aver bisogno di aiuto. La signora Franca Molinaro, 55 anni, viene da Paterno Calabro, paesino in provincia di Cosenza. So please, this is something that my mom needs. Prega a tutti i calabresi e tutti della Ciabatti che possono andare a donare con me. Anche la signora Maria Ruiz, 2 figli di 4 e 8 anni, ha chiesto aiuto alla comunità latinoamericana per salvare la propria vita. Daniela Sansone, Omni News. La famiglia di un uomo residente a Toronto scomparso. 18-year-old boy from Italy has been waiting for his perfect bone marrow match for years. Well, now Toronto's Italian community is coming to his aid. Global's Mina Ree shows us how his plea to donate will be heard right around the world. Save the life of a 17-year-old boy from Delia, Sicily. They're trying to get a message out to the 20,000 Sicilians who live across the GTA. Enlisting the help of a famous priest from Italy who projected a plea for bone marrow donors via telecast on behalf of 17-year-old Matteo Lombardo. Doctors say the Sicilian will die soon if he doesn't receive a bone marrow transplant. He's been unable to find a match in Italy for 3 years. Somebody that you see right here, that could be Matteo's hero. But for that to happen, people have to join a registry, and it's as easy as mailing in 4 cotton swabs. Turn it around for a good 20 seconds. After that, you should have a good portion of the DNA on this sample. Swab kits are available at onematch.ca. It's that simple. There are currently about 250,000 Canadians who are registered under the Merrill Bank. The problem is 82% of them are of Caucasian background, which means if you require a donor but are of ethnic origin, the chances of finding someone who can help are minimal. This torch was blessed by Pope John Paul II. Lighting a torch is symbolic for Maria Ruiz, for hope is all she has right now. She's been searching for a savior of Latin American descent for half a year. Doctors say chemo is not function. This time, yes, I get remission, but definitely I need a bone marrow transplant. Very difficult to see my kids and I think in the worst. Reno Alamo says it was a no-brainer to join the cause. Who knows, if he's a match, he could save the life of a boy halfway around the world. I just can't see why anybody, once educated and knowing that it's that easy, why they wouldn't just donate and help. George and his crew will be traveling through 36 countries to spread the word and try to find Matteo and other leukemia patients' donors. Nina Ree, Global News. Well, the search has now ended for the